Noi siamo impegnati come non mai, anzi questo stimolerà ancora di più il nostro impegno per prevenire qualsiasi infiltrazione, la criminalità organizzata. Stiamo lavorando a un protocollo proprio con le prefetture a livello regionale. Così il presidente della Regione Toscana riguardo all'inchiesta della DDA di Firenze su infiltrazioni dell'Ndrangheta in Toscana. Gianni ha anche fatto riferimento ai pericoli ambientali emersi dall'inchiesta. Faremo subito tutte le indagini del caso, ci rapporteremo alla magistratura per capire cosa e dove dobbiamo intervenire senza intralciare nel percorso delle indagini. Secondo il prefetto di Firenze, il fenomeno delle infiltrazioni mafiose non è ancora molto radicato in Toscana, ma non deve essere sottovalutato. Il rischio è quello di sottovalutare questi fenomeni che già in altre inchieste erano venuti alla luce, e non sottovalutarlo significa appunto anche qui è un po' come il discorso della sicurezza partecipata, tutti devono fare la loro parte. Non esiste un'infiltrazione senza un appoggio del pubblico, stiamo parlando di infiltrazioni in appalti pubblici che evidentemente richiedono, quindi bene che vada esiste appunto una sottovalutazione di cui comunque dobbiamo sentirci responsabili, perché anche rispetto a una sottovalutazione siamo chiamati alla responsabilità, no? di tenere gli occhi aperti, di collaborare